Ciao ragazze, allora oggi voglio parlarvi della Starbucks. Per chi mi segue su Facebook e Instagram già ha visto le foto che vi ho postato ieri quando mi è arrivata la box. E come potete leggere dal titolo, è una box americana, infatti lì è molto conosciuta. Io l'ho scoperta tramite vari post di blogger americane e italiane e anche qualche video che ho visto sul tubo. Vi sono sincera, sono stata io a contattare l'azienda perché ero curiosa di provare questa box perché all'interno troviamo solo prodotti di make-up, sia nell'edizione classica, ovvero quella mensile classica, sia nelle edizioni limitate che potete trovare sul loro sito internet che vi lascio giù nell'info box. Sono stati molto gentili e mi hanno concesso, insomma, di provare una box prova. E mi hanno mandato quella di aprile, cioè quella lì nuova che hanno mandato anche alle americane. Mi è arrivata in 2 settimane e non è soggetta a dogana. Ve lo dice una che 2 volte hanno spedito pacchetti dall'America e 2 volte gliel'ha bloccati la dogana. Una volta mia cugina, una volta ultimamente un'azienda americana mi ha spedito dei prodotti da provare e mi sono stati fermati alla dogana e ho dovuto pagare le tasse doganali, quindi credo che non sia soggetto a dogana. L'unica cosa che mi è sembrata strana è perché comunque è stata spedita nello stesso metodo, nello stesso, insomma, tramite le poste come mi è stato spedito il pacchetto della Itay Cosmetics. Però non me l'ha fermata la dogana con tutto che sta scritto prodotti beauty product sopra, quindi voglio dire non saprei. Comunque vi arriverà in questa busta con le bollicine che si schiacciano all'interno e mi arriva in 2 settimane. A me è stata mandata anche l'email con il tracking con il codice tracking della spedizione, però è inutile perché in Italia non conta, cioè potete visualizzare il vostro pacchetto solo quando stai in America, perché poi non avendo il codice italiano, insomma, tramite il sito delle poste non esisteva il codice che avevo io, quindi dovete aspettare che il postino vi suona alla porta e vi porta la box. Oddio, che schifo, questi capelli fanno schifo, perdonatemi. Adesso passiamo alla box. Questa è la Starbucks. Come potete vedere, è molto più piccolina rispetto alle box nostre. È di cartone, marrone e azzurra, ed è rilegata con questo fiocchettino a molla. Infatti, si apre in questo modo e insomma questo è tipo un elastichino per chiudere il tutto. Questa è la box, l'apriamo. All'interno, come prima cosa, un secondo solo, troviamo 2 cartoline. La prima è vabbè, i vari contatti Facebook, Twitter, YouTube e Instagram che loro hanno, che ve li lascio giù nell'info box se siete interessate anche a dare solo un'occhiata. E un'offerta speciale, praticamente se presento un'amica, loro mi mandano, cioè loro non mi fanno pagare le spedizioni per 3 mesi, praticamente per quanto ho capito. Get up to 3 ma 3 sì, free shipping. Sono le spese di spedizione gratuite se presento un'amica a Starbucks. E poi vabbè, la cartolina praticamente con la Starbucks, insomma, di aprile, presenta la Starbucks di aprile con queste belle signorine. E dietro abbiamo la descrizione dei prodotti che troviamo all'interno. E poi sempre dei vari codici per delle promozioni. Solo che facendo schifo in inglese non ho capito bene a cosa serve. Se me lo inquadra, vi fate un fermo immagine praticamente e vedete voi cos'è praticamente. E vabbè, qui c'è le descrizioni, insomma, dei vari prodotti. Sono prodotti che non sono testati su animali, quindi un'ottima cosa secondo me. E all'interno troviamo 4 prodotti di make-up, così si presenta il tutto in questa carta velina, come le nostre box.
con l'adesivino, insomma, che chiude il tutto, e all'interno troviamo i quattro prodotti, insomma, loro. Allora, inizio con il più banale, che è un lip balm. C'è da dire una cosa: tutti i prodotti sono della, cioè, hanno il brand Starlux. Non so se sono prodotti che le aziende danno alla Starbucks per, insomma, metterli all'interno delle box e loro ci mettono il loro adesivo, perché tutti i prodotti sono c'è l'adesivino Starlux sopra. E questo qui è un lip balm, ha un odore soave, tipo di... fatto in questo modo, ha un odore soave tipo di menta, è buonissimo. Già ho avuto modo di provare qualche loro prodotto e devo dire che non sono affatto male. E c'è all'interno anche l'aloe vera, l'ho letto sopra, insomma, il caspitiello. Lip balm con l'aloe vera, praticamente, ed ha un odore fantastico. Questo è un prodotto da 4,25 grammi. E niente, un lip balm ho trovato questo mese. Vi lascio il pezzo forte per ultimo. Poi mi è dispiaciuto tantissimo perché mi è arrivato spezzato ma utilizzabile. Lo chiama Tender Gloss Lipstick. È un gloss fatto, insomma, a rossetto. I packaging sono curati nei dettagli e la stessa cosa vale delle scatolette, vedete? Questa è tipo pitonata come è fatta. Comunque sono fatte bene. Questo è il packaging del rossetto. Come potete vedere, anche sul rossetto sta scritto Starlux. E questo qui, insomma, è il basic. Il colore è questo arancio perlato, che in realtà perlato non è. Io odio i rossetti perlati, li detesto. In realtà rilascia semplicemente un finish glossato alle labbra, vedete? Si vede anche bene che sto vicino alla finestra, che c'è un bel sole oggi, e rilascia, insomma, questo color pescato sulle labbra, tipo gloss, molto molto carino. Cioè, il finish perlato, quando, insomma, io appena l'ho visto ho detto questo rossetto è perlato, fa schifo, mentre sulle labbra non è affatto perlato, è tipo un lip gloss, per intenderci, un po' più coprente, e non è affatto male. L'unica pecca, mi è arrivato spezzato, però l'ho messo dritto, basta, insomma, fare piano, così non l'ho buttato praticamente, perché è utilizzabile. Sarà perché comunque il pacco è stato sbattuto a destra e a sinistra e si sarà spezzato. E quindi questo rossetto. Sono tutti prodotti in full size, c'è da dire questo. Poi in quest'altra scatolina ho trovato una cipria. I packaging davvero sono fatti benissimo, vedete? Questa è la cipria. Ed è una cipria traslucida color nude, come potete vedere, ed è quella che ho sul viso. È una polvere, ha una polvere davvero molto sottile e impercettibile, non si avverte proprio sul viso, è molto confortevole come prodotto. Lo stesso vale per il rossetto che ho provato ieri. Si apre così e all'interno troviamo il piumino da cipria, che io non ho usato, è sporco perché ho usato la cipria, e quindi poi mettendolo qui sopra il prodotto esce e mi si sporca. Comunque è fatto in questo modo. Non vi lasciate ingannare da questo color beigeolino che vedete qui, tipo beige bianco, ma in realtà è una cipria trasparente sul viso, quindi si adatta perfettamente a tutti i tipi di pelle. Anche questa qui mi è arrivata nella sua scatoletta, molto molto carino, ha una scadenza di 12 mesi ed è un prodotto cruelty free,
Cioè, non è testato sugli animali. Questo, vabbè, è il linci, che ovviamente non si vedrà mai. Comunque, sul loro sito potete vedere tutti gli inci dei prodotti, se non ho capito male dalla cartolina che mi hanno inviato. E per ultimo, ma non per importanza, perché per me è il pezzo forte di questa box, è qualcosa di fantastico questo prodotto. Infatti, io, ieri l'ho provato, vi ho postato subito la foto perché sono rimasta tipo sbigottita di così, pensando insomma a quanto è fantastico questo prodotto. Ed è una mascara base, ovvero una base per il mascara, un mascara bianco. Però la cosa fantastica, a parte il packaging che è carino, lo voglio far vedere, è tipo specchiato, sempre firmato Starlux, lo chiama Lash Boost Mascara Base, è 8 ml di prodotto. Il packaging, a parte il packaging che è fantastico, ecco, non mi cadeva, ma la cosa bellissima è che praticamente all'interno di questo mascara classico, base per il mascara nero, oppure qualcuno colorato, quello che volete, e all'interno di questo mascara è strapieno di fibre. Vedete tutti questi pelucchi? Sono tutte fibre del mascara. Cioè, praticamente voi quando vi andate a mettere questa base per il mascara, vedete proprio le vostre ciglia che si allungano a dismisura. Io oggi l'ho messo. Non so se si notano, ma ho delle ciglia paurose. E secondo me un mascara di questo tipo, una base mascara di questo tipo, scusatemi, può essere utilizzata anche sotto quei mascara pippa che non scrivono, non fanno assolutamente niente, non volumizzano, non dico non colorano, però non volumizzano, non allungano, non fanno assolutamente niente, perché avendo delle fibre, le fibre si attaccano alla ciglia e ve le allunga tantissimo, cioè qualcosa di fantastico questo mascara, davvero fantastico. Vi faccio vedere l'inci, non so come le chiama le fibre qui, comunque è pieno di fibre. Non si vede una mazza perché è una confezione bianco perla con la scritta argentata, quindi non si vede un'emerita mazza. È come per intenderci i mascara giapponesi che ha fatto vedere Clio negli ultimi video, quelli lì pieni di fibre. La stessa cosa è questo mascara, solo che è una base ed è fantastico. Io sono rimasta davvero piacevolmente colpita da questa box. I prodotti sono di buona qualità anche non avendo insomma un marchio. Noi alle nostre box, insomma, nelle nostre box inseriscono prodotti con cioè, le varie marche. Qui sono tutti prodotti della Starlux, però devo dire la verità, sono ottimi. Sono rimasta entusiasta della mascara, della base del mascara, è davvero fantastico. E niente, ragazze, io vi mando un forte bacio, se siete interessate anche a dare, che schifo, anche a dare un'occhiata al sito della Starbucks, vi lascio giù nell'info box sia i loro contatti che il loro sito internet. Vi lascio sempre giù nell'info box il mio contatto Facebook e Instagram se vi va di seguirmi. Io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!